Il sogno del Danubio, che con le sue acque navigabili da Rotterdam al Mar Nero, da occidente ad oriente per 3.000 chilometri, unisce l'Europa, si rompe lungo i confini. Fra Slovacchia e Ungheria è in corso un braccio di ferro sull'uso e il controllo delle acque del Danubio, sulla costruzione di una diga e la deviazione del corso del fiume. Il neonato Stato slovacco trova così anche il modo per riaffermare la propria autonomia e intanto in questa regione d'Europa si riaprono vecchie ferite. A Bratislava, capitale del nuovo Stato, identità e indipendenza sono argomenti per i quali la gente si appassiona volentieri. Io sono un convinto federalista e perciò credo che non sia ragionevole che la federazione si divida. Non credo che i nostri politici saranno in grado di guidare uno Stato slovacco autonomo. Sì, sono slovacco, è proprio puro, della Slovacchia centrale. Credo che anche gli slovacchi siano capaci di vivere autonomamente, come tutte le altre nazioni, i mongoli, i tartari. Praticamente tutti sono capaci di vivere da soli. Ma si vivrà meglio? Non credo. Da una parte non si tratta di un vantaggio, ma d'altra parte ho la sensazione che questa nazione abbia la necessità di provare la sua autonomia. Sembra un po' ridicolo che noi oggi facciamo qualcosa che l'Europa ha già risolto nel Medioevo, ma dobbiamo sperimentare anche questo. Per la nazione significherà prendere il suo destino nelle proprie mani. Due regioni, Boemia e Slovacchia, sono ora due nuovi stati d'Europa. Il nuovo stato della Slovacchia conta 5 milioni di abitanti ed è esteso come la Lombardia e il Piemonte insieme. Bratislava è a pochi chilometri da Vienna e da Budapest. La frontiera è il Danubio e da sempre lo slovacco è uno di frontiera, un po' come da noi un triestino. Da Bratislava, dopo pochi minuti di navigazione, si arriva alla linea di confine con l'Ungheria. A Cunovo, qualche chilometro a sud di Bratislava, gli slovacchi hanno deviato il corso del Danubio, costruendo un canale artificiale largo 100 metri e lungo 17 chilometri. Hanno ereditato un progetto vecchio di 15 anni, firmato nel 1977 dai due regimi comunisti di Cecoslovacchia e Ungheria. Prevedeva la costruzione di due dighe, una a Gabčíkovo, in Slovacchia, e l'altra a Nagymaros, in Ungheria. L'Ungheria, dopo l'89, ha sospeso il suo progetto sotto la pressione degli ambientalisti. Gli slovacchi, invece, hanno completato l'invaso e la diga. Ed ora, ai confini, sono ai ferri corti con i magiari. Gli ungheresi accusano gli slovacchi di avere spostato arbitrariamente la linea di frontiera e di avere compromesso l'alimentazione idrica delle campagne della grande pianura ungherese. Noi pensavamo che quando fosse terminata la rivoluzione in tutti i paesi dell'Europa dell'Est, compresa la Cecoslovacchia, avremmo potuto metterci d'accordo molto facilmente. È successo invece che mentre in Ungheria la classe politica ha saputo mettere in seconda linea gli interessi delle società coinvolte nella costruzione del complesso idroelettrico, purtroppo in Slovacchia non è stato così. Dapprima la diga è stata presentata come esempio di industria socialista nell'ispirazione dell'ideologia comunista. Poi con il tempo ha assunto connotati nazionalistici. Un'azione significativa in cui è impegnata la nazione slovacca. La questione della diga di Gabčíkovo non è un problema nuovo. Il contratto per la costruzione è del 1977. Nel 1989 i lavori e il contratto sono stati interrotti da parte ungherese senza consultare la parte cecoslovacca. Noi ora ci chiediamo perché il governo ungherese si oppone al completamento della diga. Credo che il problema fondamentale stia nella mentalità degli slovacchi e degli ungheresi, senza giudicare chi ha ragione. Gli ungheresi hanno detto di no ed usano questo caso come simbolo di battaglia contro la Slovacchia. D'altra parte, la nazione slovacca vuole risolvere il problema positivamente, salvaguardando i buoni rapporti con i vicini ungheresi. In questi territori vivono 600.000 ungheresi, più del 10% della popolazione slovacca. Il Danubio qui divide in due un intero paese di 40.000 abitanti, 63% magiari e 33% slovacchi. È il centro più importante di questa regione che una volta veniva considerata l'Alta Ungheria. Komárno per gli slovacchi, Komárom per i magiari. Vivo a Komárno da 17 anni, ho lavorato nel cantiere navale come programmatrice. Il mio posto di lavoro è stato soppresso e nel processo di riqualificazione mi hanno assegnato un'altra collocazione.
Però non me l'hanno data perché io non parlo ungherese e tutti i miei collaboratori parlano solo ungherese. Io non so se è giusto che sia così. È già la seconda volta che mi succede. Se va avanti così, non troverò più lavoro soltanto perché non parlo ungherese. Non credo che questo sia giusto. Siamo in Slovacchia e io non credo che questo sia un comportamento corretto. Due passi nella cittadina e pochi indizi, come i nomi delle vie cancellate e riscritti in magiaro, bastano a rendersi conto che i motivi delle prime incomprensioni stanno crescendo. Come spesso accade in questi casi, il primo scoglio da superare per la convivenza di etnie diverse è quello di quale lingua far prevalere. È la vivace discussione sul bilinguismo che si registra nei posti di lavoro, come nelle scuole. Non direi che sono buoni i rapporti tra ungheresi e slovacchi. Abbiamo problemi con i rappresentanti della città, dove finora non c'era neppure un rappresentante della nazionalità slovacca. Tutti i deputati sono ungheresi, quindi gli slovacchi non hanno la possibilità di risolvere i loro problemi attraverso le autorità cittadine. In un terzo del nostro territorio non c'è una scuola slovacca e quindi i nostri bambini devono frequentare la scuola in posti lontani oppure scegliere quelli ungheresi. Tutto questo porta ad una ungherizzazione che naturalmente a noi non sta bene. Vi lasciate ciari su, ok? Vi lasciate ciari su? Tienke a? Ci sono alcuni problemi di lingua. Quando sono con amici ungheresi, per me è un po' spiacevole non poter parlare ungherese, perché sono slovacca. Lo Stato sarà slovacco, io vivo in Slovacchia, allora credo che anche la lingua sia normale. Se gli ungheresi vivono qui, devono imparare lo slovacco. Molti di loro lo sanno già. Io credo che nelle scuole dovremmo poter parlare ungherese, ma temo che quando lo slovacco diventerà la lingua ufficiale, noi ungheresi non potremo più parlare la nostra lingua. E difficilmente noi ungheresi potremo capire le cose fondamentali della lingua slovacca. Uno dei principali aspetti è che la nuova Costituzione slovacca inizia con le parole «Noi la nazione slovacca». Ciò vuol dire che le altre nazionalità non apparterrebbero a questo Stato. Noi abbiamo esaminato questo problema e stiamo combattendo per la sua soluzione, perché anche la nazionalità ungherese in Slovacchia costituisce parte dello Stato slovacco. Per mille anni questa regione della Slovacchia è stata considerata Alta Ungheria. La dominazione ungherese si è interrotta 74 anni fa con la creazione dello Stato cecoslovacco ed ora la diatriba slovacco-magiara sulla diga del Danubio trova una facile eco tra le rive del fiume. Il Danubio assiste così alla nascita del nuovo Stato e con esso al tramonto di larga parte della storia d'Europa. Comincia il difficile cammino dell'indipendenza della Slovacchia.